Tra quante cose esistono terribili, nessuna è più terribile dell'uomo, poiché il malgoverno reclama uomini grandi e non ne trova. La guerra si espande, monta, si spezza le gambe. Dalla rapina viene la rapina, la violenza chiama violenza, la durezza vuol durezza, il più può sempre di più e finisce in nulla. Se così io mi sono guardata indietro e intorno, voi, tutti voi, guardate avanti e inorridite. L'ultima volta che nel nostro paese un uomo è morto a causa della guerra era il 1945. C'era la Seconda Guerra Mondiale. Per l'Italia ha significato 400.000 vittime. L'ultima volta che si è combattuto in Bosnia era il 1995. 300.000 morti e quasi 3 milioni di profughi. 1 milione di mine rimangono ancora inesplose sotto la terra di Bosnia. Alla fine della guerra, Zerina aveva 3 anni. Abita a Gornji Vakuf, una cittadina di 15.000 abitanti nel bel mezzo della Bosnia. Prima della guerra, Gornji Vakuf, così come l'ex Jugoslavia, era un solo paese. Oggi è divisa in due. Al centro di Gornji Vakuf attraversi una linea invisibile ed entri a Usko Polje, dove vivono i croati. Dall'altro lato, a Gornji Vakuf, stanno i musulmani. Andrea invece abita in Italia, a Meldola, una città di circa 10.000 abitanti nel mezzo della Romagna. Nel 1995, quando è finita la guerra in Bosnia, lui aveva 2 anni. La guerra lui l'ha vista solo in TV o sui libri. Andrea ogni giorno va a scuola a piedi, 10 minuti ed è in classe. Zerina ogni giorno per arrivare a scuola attraversa il cimitero. Ogni giorno deve fare i conti con il passato. In Bosnia l'organizzazione scolastica è stata lasciata ai cantoni, un po' come le nostre province. Questo ha portato a scuole frequentate in base all'appartenenza etnica e a programmi diversi, con una forte impronta nazionalistica. Il governo centrale sta cercando di uniformare libri e programmi, ma non è facile. Sloboda. Imamo, na primjer, ljubav, igru, a rat je nešto užasno. Također, slažem se sa prijateljicom i najgori za djecu, jer se odvajaju od roditelja. A to sam već onaj okusio, jer ja nemam oba dva roditelja. To je to. Zagrećemo. Pa... A voljela bi da ga vidim i ne mogu sad kad je niko. I eto. Luka i ja mislim da je rat najgora moguća solucija da se riješe bilo kakvi problemi između bilo koje dvije zemlje ili naroda. Ja mislim da u ovom ratu nije bilo uopšte nikakvih pobjednika, ni pogubljeno je sa obe strane i ja mislim da je važno da se krene tada i da će ovaj... A što je za tebe mir? Pa mir...
Ja mislim da mi da ovaj mir i nije toliko, da nije onakav kakav treba da budi, da bi mogu biti bolje. Ja sam još Vaga Dita, za mene je rat nešto grudno što se moglo dogoditi, što se dogodilo. Mnogo s djeca izgubila roditelje, iako u moje prijateljice nisam upoznala oca. A mir je nešto lijepo, iako moglo biti ljepše još, nije još. Ja se zovem Vadimir Kurić, rat je za mene što što ne bi se trebalo desiti između nacije ili bilo čega. Mir za mene je onaj, sloboda, možemo da radimo što hoćemo uz roditeljima. Io, immaginandomi la guerra, mi immagino un incredibile frastuono. Quando è iniziata la guerra io avevo 5 anni. Sentivo dei rumori, sparavano, tagliavano le persone. Avevo paura. Per la pace mi viene in mente dei bambini che giocano per strada con la palla, senza il pericolo di bombe che possono essere lanciate, di proiettili che possono colpirli. Per la guerra invece mi vengono in mente dei cadaveri sparsi per dei campi, per le strade, con i proiettili che continuano, con il rumore dei proiettili che continuano a echeggiare per le strade. Quando penso alla pace, io ho sempre pensato dei bambini che corrono nei prati verdi, fioriti, senza bombe pronte a esplodere subito sul momento. Invece la guerra, a me viene in mente una trincea, buia, con dei soldati col terrore di dover fare un assalto. A nulla perviene, nulla lo coglie privo di risorse, in tutto ciò non ha confini, ma un limite gli è posto. Lui, che non trova nemici, di sé fa il proprio nemico, come al torto. Sarà difficile forse costruire un'Europa vera e propria, propriamente detta. In che cosa siamo diversi? Siamo diversi perché quando noi entriamo nelle nostre case non ci togliamo le scarpe. Però c'era un'usanza vecchia, mi ricordo negli anni 70 andavano le pattine e allora si doveva entrare in casa su queste cose scivolose per non sporcare i pavimenti della mamma. E la cosa che ti prende nei Balcani è il fascino di questo rito dove tutte le diverse etnie consumano il caffè alla stessa maniera, si chiama cava, caffa e cacqua. Però è lo stesso caffè, e anche noi che siamo di qua dal mare Adriatico e che non abbiamo quel rito lì, perché noi il caffè ce lo prendiamo take away e loro dall'altra parte ti guardano dicendo ma siete pazzi che andate così veloci, perché un caffè può durare intere giornate a volte in una casa dei Balcani. E questo rito, quando tu ci sei dentro, arrivi lì, non può fare altro che prenderti e andare a scoprire una tradizione che è altro da noi, ma nella quale tu ci puoi ritrovare, puoi starci dentro e scoprire che il diverso a volte non è solo terrore e paura, ma è qualcosa che ti porta a conoscere un altro mondo, e quel mondo puoi scoprire che ti piace. Kod nas najviše što rade to kafići. Sad odakle toj djeci pare da ih dobiju? Najmanji grad, a najviše narkoma. Znaš, i to ja kažem, kod nas ima, ja mislim, preko 300 registrovanih. Kontrolanti je bio 300. Noće znaju podatke ima. Pa ne, koliko našao? Ja ne znam, sad ima to 4000. Ne, Boga, ukupno ošte ne govorim vapu. Ja mislim da je bilo ukupno što uzgupljuje govorim vapu, znači ošte ne govorim vapu. I sela. Činim se oko 14.000 živci. Sama čaršija. Ne znam koliko čaršija, znači ošte. Kompletna opština, sa selima. Sa selima, znači to je neki sjorskim motivama, ljudi ne mogu više, pa onda... Najvjerojatnije da je. Vjerovatno, znaš da dosta svijeta kod nas van. I sad, manje više nema porodice koja nema nekoga van.